Siamo qui per ascoltare soprattutto le esigenze degli studenti, le critiche, ma anche e soprattutto le proposte. Ringrazio i giovani del Ludo che hanno voluto intraprendere questa iniziativa. Siamo a disposizione, la prossima settimana convocheremo un tavolo specifico insieme a loro, insieme ai rappresentanti comunali, provinciali e regionali, poiché i temi sono tanti, a iniziare dal caro degli affitti su questa città, così come il trasporto pubblico locale, gli spazi, i mancati interventi della provincia sulle varie strutture degli istituti superiori, davvero tanti temi, le borse di studio, la casa dello studente, tanti temi sui quali lavorare insieme per trovare soluzioni possibili. La Regione Abruzzo pensa all'istruzione, secondo lei? Molto poco, purtroppo. Vediamo quotidianamente i ritardi sulle borse di studio, sulla casa dello studente, così come sul trasporto pubblico locale. I mancati interventi della Regione su questo tema sono gravissimi, così come i ritardi della provincia circa l'intervento sugli istituti superiori.